Bella vecchi dramani semigranasi, siamo tornati con un nuovo episodio qui di In Segreto. Ce la fai a fare un'intro diversa dal ballare, fare qualcosa? Comunque, benvenuti a In Segreto, benvenuti e vi diciamo. Perciò, oggi leggiamo i segreti più segreti dei segreti in segreti. Che ti eccita quando ti sculacciano? Comunque, niente, andiamo a leggere i segreti di oggi. Uomo di 17 anni, ho visto mia sorella di 14 anni strusciarsi sul poster dei DR Jack. Trauma. Poi chi sono i DR Jack? Io non lo so. Infatti, cioè, sto schiumando dal caldo, ma pesantemente. Anche io. Sto gocciolando. Mascialla, noi siamo impavidi, intrepidi. Io sono erudita, però. Vabbè. Io sono intrepido un po' tempo fa. Mi masturbo, ma non come ogni normale 14enne sul porno, bensì sui metalli e su pietre preziose. I miei preferiti sono platino e palladio. Che sei Iron Man? Non lo sa nessuno. Mi sta mancando l'aria. Chiamala Aria. Aria, ritorno. Vorrei tanto baciare il pomiciere con favicini. Uomo di 17 anni. Mentre, ma la so persa. Ah, mentre faccio la doccia, prendo il pene e lo faccio picchiettare sulla mano. Così sembra una cosa stupida, ma nascono ritmi assurdi. Mi sento un cavolo di batterista. E quando i miei me lo dicono dietro, perché sto. Che cazzo è scritto? Me lo dicono dietro perché sto troppo sotto la doccia. Io me ne frego perché sto suonando. Ah, quindi lui suona col cazzo sulla mano. Se poi parte la chitarra, prende i peli del cazzo e comincia a suonare la chitarra. Cioè, nascono i concerti altro che DR Jack. Mamma mia, cioè, che sta scherzando. Comunque, mio zio è molto giovane ed è un figo pazzesco. Fortunatamente andiamo molto d'accordo. Il segreto è che quando ci ritroviamo insieme a dormire a casa di mia nonna, io vado nel suo letto e ci abbracciamo. Non so se piace più a lui sentire che gli metto le gambe sul placco o a me sentire il pisello che gli viene duro. Non c'è cosa più divina che scovarsi la nipotina. Ricevo ogni giorno telefonate anonime da qualcuno con una voce piuttosto inquietante, che ogni volta mi descrive esattamente come sono vestita in ogni singolo momento della giornata, anche notte fonda. Se mi affaccio alla mia stanza vedo un uomo vestito di nero che mi saluta. Oddio, ma mi ha messo l'ansia. Sì, sembra l'inizio di un film horror. Immagini il cappotto nero di coso nero che fa così, col guanto bianco. Il mio nome è Jack. E lei fa Dear Jack. Passava. C'è lo spertatore, oh. Ma che cazzo. Abbiamo il genio del mondo. Quando vado in piscina vado sempre in cuore dei bambini piccoli. Mi avvicino a uno o due bimbi e gli dico che Babbo Natale e Santa Lucia non esistono. Ma poi sento che quelli fanno, no, io voglio mangiare il formaggio. Madonna mia. Oddio. Io vorrei leggere Uomo di 28 anni sopra. Una sera ero a casa di una ragazza. Ad un certo punto mi fa: che ne dici di un pompino? E iniziò a tirarsi giù i pantaloni. Sono scappato subito. Era un trans. Questo che dentro si fa: oddio, stasera ho vinto tutto. C'è una che mi dice un pompino così. Mamma mia. Che cosa fai? Sono io che mi devo tirare giù i pantaloni. Scusa. E gli piazza. Madonna, ci faccia. Divertiamo. Vieni. Mamma mia. Allora, donna di 14 anni, quando il ciclo mi si irrita talmente tanto l'anno che non riesco più a cagare per almeno una settimana. Ora, la connessione tra ciclo e bucio di culo ancora la devo capire. Ma che fa? Tipo i cani che se per pulisse si struscia a terra. Forse è per quello che... Sì, cioè cazzo, per forza. A meno che non sbaglia a mettere il coso, l'assorbente. Immaginatevi una bambina, una semi ragazza di 14 anni. Non sai se è bambina o ragazza di 14 anni. Una bambina. Comunque, immaginatevi una 14enne. Persona di 14, una 14enne che si struscia per terra il culo. Cioè, per forza cioè l'hanno irritato. È così. Perché si struscia per terra per lasciare la scia. Fa: guarda, sono qui. Sì, tipo lumaca. L'estate scorsa una vespa mi ha punto proprio sul pisello. Ho giurato che non prenderò mai più il sole nudo integrale in giardino. Allora, non riuscivo a fare la cacca, perciò ho infilato un dito nel sedere. Su per il sedere. Il problema è che ho le unghie lunghe, mi sono tagliata e ora perdo sangue. Il problema è che mi sto cagando sotto, perché nel sedere c'è la cacca, quindi non cicatrizzerà bene e farà infezione. Se devo andare all'ospedale, cosa dirò al medico? Che sei un clacogliona. Cosa vuoi dire al medico? Cioè... Un giorno alla scuola del laboratorio di informatica avevo mal di pancia. Ad un certo punto feci una soreggia ninja silenziosa ma letale, che puzzò talmente tanto che uscimmo tutti dai laboratori. Allora, il mio primo ragazzo ce l'aveva 19, attenzione, 19 centimetri grosso. E io, allora 15enne, ero molto stretta. La prima volta che l'abbiamo fatto, nonostante la dolcezza e la prudenza mi ha sfondata, e sono dovuta correre da mio padre mezzanotte sanguinante per farmi portare di corsa al pronto soccorso. 3 punti. Beh, meglio dell'Inter di quest'anno. Immaginate l'imbarazzo con mio padre e con gli infermieri. Ma di pure capire che gli infermieri vedono queste cose tutto il giorno. Sì, che sei soltanto un'altra nella quale durante la pausa di sigaretta loro rideranno. Oh, ho girato una con 3 punti, poi capisci, 15 anni e il ragazzo ha sfondato la mia. 19 centimetri. Dopo
proprio sfondato la prigna. No, cioè, un po' che oggi invece mi è arrivata una che si era messo un dito nel culo perché incagava. E si è rotta l'ano. Quando vedo degli oggetti per terra, penso a quanto si stiano annoiando in quella posizione, li sposto da un'altra parte e calcio. Ti giuro, lo faccio anche, la facevo anch'io sta cosa. Stai scherzando? Sì, facevo fa strada gli oggetti. Tipo, vedi un pacchetto di sigarette vuoto per terra, gli davo il calcio e ho fatto, dai, ti ho fatto fare un po' di strada. Poi speravo che arrivava qualcun altro. E anche lui faceva un po' di strada, perché dai, buracci, dovranno vivere un po' pure loro. Quando avevo 14 anni ero andato al centro Vodafone per un problema al telefono. Mi ero scordato di chiudere la pagina porno di internet. Immaginate la faccia della commessa, ma soprattutto la mia di faccia. Da quel giorno non ho messo più piedi in quel negozio. Ieri ho giocato tutto il giorno a COD, mi faccio schifo da solo, il segreto, oggi sento le granate esplodere e mi risate. Conosco quella sensazione, però comunque... No, vabbè. E io no, calco, una volta gioco così tanto a LOL che me lo so sognato. Cioè, mi sognavo di essere Zed. Poi io a Metin, una volta lo so sognavo tutto. Io che spavo dagli orchi. Ma io mi vedevo proprio in visuale di prima persona, capito? Cioè, io mi vedevo proprio Zed che cominciava a farmi a Minion. No, bene. Basta. Una volta ho invitato le mie amiche ad un pigiama party nella notte, così. Mi sono svegliata per strani rumori. Si stavano leccando. Io contrariata stavo per uscire, ma loro mi assalirono e cominciarono a leccarmi. Da quel giorno facciamo pigiama party una volta a settimana. Ho scoperto un trucco per avere più follower su Instagram. Basta seguire persone famose tipo Justin Bieber, Instagram oppure gli One Direction e poi non seguirle più. Dopo qualche minuto un sacco di persone inizieranno a seguirti. Provateci, giuro che funziona. Ma non c'ha senso sta cosa. Perché no, però boh. Comunque seguiteci su Instagram. Sì, infatti sì. Invece di seguire Justin Bieber. Se proprio devo io mi faccio una foto durante il video. Ma che cazzo, non si può guardare sta foto? È figa, dall'effetto scuriscila, aspetta. In diretta dal video di Insegreto, domani sul canale. Sul mio Instagram troverete questa foto. Pubblicazione in corso, pubblicata ora. Che sono le 15:50 del giorno di ieri. Io e due miei amici una volta al mese ci vestiamo eleganti e andiamo in un ristorante lussuoso. Una volta entrati ci sediamo, ordiniamo un po' di da portare via. Ordiniamo un po' di portate e tiriamo fuori un taccuino e una penna ognuno. Così, giusto per far cagare in mano il proprietario d'equipe del ristorante. No, è una cosa epica. Poi magari no, è gratis. Io offro le cose, sì. Poi tanto. Lo facciamo un giorno. Ci fa da provare. Ci fa però se poi non ci scambiano per due cose è finito, sai. Pagamo. Tocca pagare. Ciao. Sì, cazzi. Un mese di lavoro. Sì, pagavo 5 piatti di ristorante, ma sti cazzi. E vabbè ragazzi, con questo segreto diciamo che è finita qui. Speriamo che anche questo vi sia piaciuto. Lasciamo 10.000 like se volete vedere un altro video di Insegreto in futuro. Come sempre andateci a seguire su Instagram mio, sul suo, su quello del canale che non esiste. Perciò niente, ci becchiamo al prossimo video. Come sempre, i vostri amati.